Buonasera a tutti. La mancanza dei risultati attesi nelle ultime 8 giornate della gestione di somma, assolutissimamente non in linea con le nostre aspettative, hanno determinato la società ad esonerare il tecnico e ad individuare una nuova guida che speriamo possa mettere sulla carreggiata giusta il percorso dei giallorossi in campionato. Come ben sapete, il presidente Cosentino è in Cina per motivi di lavoro, ma resta ed è saldamente al timone di questa società e se ne prende in prima persona delle sorti del Catanzaro e ha costantemente seguito telefonicamente sia con me che col direttore l'evolversi della vicenda, individuando in Nunzio Zavettieri la persona giusta. Mister Zavettieri è un professionista serio, preparato, ha lavorato molto con i giovani, conosce già molti dei nostri calciatori, ma soprattutto è una persona ambiziosa che ha voglia di affermarsi, di fare bene e non si terrà indietro nel lavorare, così come ha fatto, si è gettato anima e cuore e corpo ieri non appena arrivato per lavorare e noi speriamo, anzi siamo fiduciosi, che possa darci grandi soddisfazioni. Da parte della società abbiamo voluto dare atto di riconoscere gli errori fatti sempre in buona fede e di voler subito porre rimedio. Non ci siamo tirati indietro, non abbiamo esitato a mettere mani al portafogli e a stipulare un ulteriore contratto perché queste non erano le ambizioni. Le nostre ambizioni non erano e non sono, queste non erano le nostre aspettative e non lo sono ancora. Noi vogliamo fare bene, riconoscendo gli errori fatti, vogliamo andare avanti, crediamo che nulla è perso, che si possa ricominciare da oggi. È vero, gli errori, le scelte sbagliate hanno fatto perdere tempo e hanno fatto perdere terreno prezioso, ma nulla è perduto. Le scelte le hanno pagate in primis una piazza delusa da non aver avuto le risposte che si attendevano, ma le ha pagate in primis il presidente Cosentino. Le ha pagate e le ha pagate di tasca propria. Noi sappiamo che il credito della tifoseria nei nostri confronti è ormai esaurito, però speriamo anche che i tifosi possano starci vicino, possano soprattutto stare vicino alla squadra, incoraggiare il nuovo tecnico, perché credo che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione. Adesso a me non mi resta altro che augurare buon lavoro e un in bocca al lupo al nostro nuovo allenatore, mister Zavettieri, passo la parola a lui. Grazie. Buonasera. Niente, io ho fatto una scelta credo importante, non solo da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista, come dire, sociale, umano, e quindi sicuramente sono ben felice di essere qui a Catanzaro. Ringrazio il presidente, Jessica, il direttore, tutti quanti di aver pensato a me in un momento così difficile e facendo anche una scelta difficile. E non aggiungo altro perché voglio che parlino, che siano i fatti a prevalere. Ecco, quindi preferisco magari che mi facciate delle domande piuttosto che parlare io. Ecco. Allora, innanzitutto domande per il mister. Mister Capotarico, quindi la sua presentazione a Catanzaro con la squadra è stata poche parole, molto lavoro, seguono i fatti ora dopo un mese e mezzo di campionato. Questa è la ecco, filosofia. Credo che sia inevitabile questo. Credo che per primi i calciatori sono coscienti della situazione che c'è, e quindi veramente inutile perdersi in parole, in proclami, anche nel dire ovvietà che non avrebbero nessun senso.
Io sono cosciente, come lo sono i calciatori, di dove siamo, che cosa rappresentiamo, sia a livello sportivo che a livello sociale e culturale, e credo che questa deve essere una molla incredibile. E credo che da un punto di vista proprio professionale per i calciatori sia una grande sfida, come lo è per me, e anche per questo ho accettato, perché avere il dovere e avere anche la forza di uscire da questa situazione credo che sia veramente un'ottima prova per il livello umano professionale di un calciatore, dell'allenatore, di tutto l'ambiente, ed è quello che dovremmo andare a fare, però facendolo. Il mister è assoluto ben arrivato, un grande in bocca al lupo. Lo diceva la dottoressa Costino prima, insomma, arriva in un momento molto difficile, lei addirittura il quarto allenatore in due mesi, quindi immagino che, anche se è qui da pochissimo, insomma, conosca già una gran parte dei problemi che, insomma, questa squadra sta avendo. Io le chiedo dove crede che sia il caso di incidere come prima cosa, cioè dal punto di vista tattico, tecnico, psicologico, dove crede che siano i maggiori guasti da riparare? Io credo che questa squadra deve ritrovare l'entusiasmo, la voglia e il piacere di vivere la propria professione appieno, proprio di dire vado in allenamento, vado determinato a migliorare, a divertirmi, a crescere e ad rappresentare nel migliore dei modi la maglia che indosso. Credo che questo sia già un successo, sarà un successo per loro. È chiaro che ci dovremo dare da fare tanto, ma è quello che faremo. Sono venuto apposta, quindi credo da questo punto di vista che il gruppo sia molto sano, ho fiducia nei ragazzi e quindi vediamo di lavorare, che il campo che ci dia ragione. Mister, deve fare più lo psicologo magari in questa fase? Ma credo che non solo in questa fase, io ho sempre ragionato così, che la cosa più importante è la testa. Quindi sicuramente il fatto di fare le cose con la mente, diciamo, fredda, tra virgolette, libera, ti aiuta a farle meglio. È chiaro che i risultati incidono, la situazione incide, e proprio per questo questa sfida che dobbiamo raccogliere tutti quanti da un punto di vista professionale ci deve dare uno stimolo ulteriore a venirne fuori. Mister, di quale due allenamenti sono obiettivamente pochi per conoscere la squadra, qualcuno già lo conosce perché lei la categoria l'ha vissuta anche l'anno scorso, per esempio Cercatti che ha segnato due gol. Sì. Quali giocatori conosce meglio, in che modo pensa di poterli fare rendere al meglio, visto che il modulo utilizzato finora non era granché, ieri abbiamo visto che provava la difesa a 4, ha anche provato un rombo a centrocampo, dove pensa di poter intervenire in questo primo momento? Allora, la prima cosa è che i ragazzi devono ritrovare la serenità e la determinazione, con la giusta testa. E io normalmente lavoro sulle caratteristiche dei calciatori, adesso è chiaro che tanti li conosco, però sono molto curioso di vedere la squadra dal vivo, cioè affrontare la partita. Quindi l'approccio, la lettura, la gestione della partita per me sono elementi importanti di una squadra per capirne la maturità, e quindi sono molto curioso domani di vedere la squadra all'opera. Dopodiché da martedì ci metteremo in moto affinché si possa cercare di migliorare i giocatori il più possibile e soprattutto riuscire ad esaltarne le caratteristiche. Quindi l'obiettivo sicuramente è quello. Diceva già il collega, lei la categoria la conosce, insomma, sappiamo che la conosce anche molto bene. Realisticamente, vedendola da fuori, perché non possiamo fare altro, visto il brevissimo tempo a disposizione, dove crede che possa collocarsi il Taranto, questo Taranto?
Allora, partiamo dal presupposto che sicuramente il campionato è difficilissimo. Voi lo seguite attentamente, siete degli attenti osservatori e diciamo che ogni domenica te la giochi con tutti per i tre risultati. Io al di là di dove la squadra può avere le potenzialità o possa arrivare, quello che voglio e che lavorerò per questo è che la squadra arrivi alla domenica con più potenzialità possibile, più serenità possibile, per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Poi alla fine vedremo dove saremo. Ho sempre pensato così e credo che il compito fondamentale poi è quello di preparare bene la partita e soprattutto poi gestirla bene. E questo va lavorato sicuramente tanto. E comunque poi i protagonisti sono sempre i ragazzi, giocano loro. Mi piacerebbe arrivare a far sì che la squadra sapesse pensare bene in campo. Lavorerò per questo. Quindi l'unico obiettivo che mi sentirete parlare sarà sempre la partita successiva. Poi alla fine faremo i conti. Ognuno di voi ha visto nella propria carriera professionale, magari voi da giornalisti, io da tecnico, che in un attimo ti cambia la vita in senso positivo o negativo. E quindi dovremo farci trovare pronti, avere la maturità di saper gestire questo momento difficilissimo, di saperne venirne fuori e di cercare di ottenere sempre, sempre di più per migliorarci e per raggiungere il miglior risultato possibile alla fine dell'anno. Ma tutto passa dalla prossima partita e quindi la mia curiosità, il mio stimolo, la mia determinazione va su domani sicuramente. Mi scusi, parlando proprio di stimoli per la partita di domani, sarà sicuramente una formazione dettata dall'istinto, da quello che ha visto in queste notti, possiamo parlare del Melpu, come affronterà, come pensa che squadra si troverà davanti. Ultimo in Ma classifica, anche loro hanno un nuovo allenatore. sì, io purtroppo non ho visto tanto del MEF perché sono stato tanto all'estero, ho seguito più la Serie B e sicuramente ha giocatori di qualità dentro, giocatori esperti, hanno cambiato l'allenatore, sicuramente stanno facendo meglio adesso, però non c'è da fidarsi di niente di nessuno. Cioè, non dobbiamo assolutamente pensare che giochiamo contro l'ultima in classifica perché quello è l'approccio più sbagliato. Sarà una partita difficile, tosta. Così, a distinto, ha usato bene un termine, lei posso dire che domani la squadra che sarà più equilibrata in campo probabilmente potrà prevalere sull'altra e noi dovremo essere bravi a fare questo. La responsabilizza ancora di più il fatto che sia stato scelto direttamente dal Presidente. Io ho parlato col presidente, era molto determinato. Io penso che per far bene bisogna che tutte le componenti siano indirizzate, nella giusta direzione. Quindi sia il presidente, il vicepresidente, il direttore, tutti i calciatori, anche le persone che appaiono di meno, mi riferisco a fisioterapisti, massaggiatori, tutti dobbiamo ragionare sull'indirizzo della compattezza, su un pensiero comune. Quando ho scelto di venire a Catanzaro, al di là che mi abbia chiamato il presidente in persona, ho fatto una valutazione a 360 gradi e quindi ho deciso di venire. Lo stimolo ulteriore me lo dà il fatto che alleno per la prima volta in Calabria, quindi sapete che sono calabrese, oltretutto il capoluogo di regione, società gloriosa. Qui, voi lo sapete meglio di me, sono passati calciatori importanti, allenatori importanti. Credo che per me sia un'esperienza unica, la voglio affrontare al massimo della determinazione, dello stimolo, della serenità. Perché è chiaro che se riesco a far bene, quando dico riesco vuol dire tutto il gruppo che ho detto, dal presidente, se riusciamo a far bene, sarà un orgoglio per tutti. E a quello voglio arrivare. Tornando sull'aspetto tecnico, ho letto su una recente intervista sua che lei
gioca prevalentemente con i due moduli. No, allora, siccome mi piace che la squadra sappia pensare e sappia gestire i momenti della partita, le situazioni di gioco, mi baso soprattutto sulle caratteristiche dei calciatori. Quindi è chiaro che domani agirò distinto, poi valuterò bene, mi confronterò con i ragazzi e sicuramente decideremo per il meglio, perché il protagonista non è l'allenatore, ma sono i calciatori. Quindi tanto più i calciatori entreranno in sintonia con me ed io con loro, tanto più faremo bene e tanto più saremo forti. Quindi è chiaro, come principio mi piace pensare quello che, o lavorare su quello che lei ha detto, e che la squadra sappia giocare su due sistemi di gioco, ma al di là dei numeri e il discorso dei principi di gioco che mi interessa, e l'applicazione degli stessi si può fare, diciamo, in modo differente. Lavorerò su quello. Due piccole curiosità. È previsto, insomma, lei vorrà qualcuno al suo fianco, per adesso, insomma, da come fare, si accontenterà di quello che è lo staff che c'è? E poi, se non ho letto male, lei è impegnato sul percorso di Coverciano in questo, sì, in sì, devo questa fare... stagione? Sì, sì. Questo forse le creerà qualche problemino di, guarda, disponibilità? No, le posso dire che fanno il corso anche De Zerbi, Martuscello, quindi allenano in Serie A, e quindi è chiaro che ho fatto questa scelta. Sicuramente il primo pensiero è per il Catanzaro Calcio, quindi non rinuncerò a qualcosa che serve al Catanzaro per andare a fare il corso. E credo che sia una cosa importante da un punto di vista professionale, come un esame di laurea, mi arricchirà sicuramente, e comunque l'impegno è limitato a due giorni al mese, il lunedì e il martedì, quindi dovrei saltare un allenamento teoricamente, però darò priorità sempre al Catanzaro piuttosto che al corso. Poi l'altra domanda qual era? No, se si farà accompagnare da qualcuno, insomma, si fanno... Adesso il mio pensiero è per domani, sul resto ci confronteremo con la società e vedremo qual è la, sarà la soluzione ottimale per tutti. Sì, se è possibile, giusto una domanda. Certo, sono qua a rispondere alle vostre domande. No, hai detto che, insomma, avete fatto tanti errori, avete forse anche fatto tesoro di questi errori. Ti chiedo, insomma, c'è poco da dirci intorno, se è previsto che, insomma, questi errori qualcuno vi paghi o meno. Allora, è chiaro che se siamo qui oggi a presentare un nuovo allenatore, perché credevamo... Il direttore sportivo è il direttore sportivo del Catanzaro, non cambia nulla, non mi pare, al di là delle voci infondate che circolano in giro, non mi pare sia stato esautorato o esonerato dal suo ruolo, quindi continua come tutti noi a lavorare quotidianamente per il Catanzaro, cercare di fare il bene del Catanzaro e a cercare di fare bene. Che non sia presente qua a presentare l'allenatore, insomma, comunque è un segnale che in qualche modo, o no, insomma, quantomeno strano, no? Non è assolutissimamente, non è strano la scelta del nuovo allenatore, è una scelta della proprietà, ecco. In accordo anche col direttore, non gli è stata imposta nessuna scelta, non gli è stato imposto di esonerare il tecnico Somma, non è qui perché ci sono io come vicepresidente della società oggi a presentare il tecnico. Diciamo, dai, che sono fortunato io che ho avuto la fortuna che mi presenta il vicepresidente piuttosto che il direttore. Dai. Ci sono state anche altre conferenze dove ho presentato da sola, non mi sembra sia l'unica conferenza in cui io da vicepresidente... Posso dire che, quindi, insomma, da questo punto di vista non cambia nulla, l'establishment, diciamo così, rimane così com'è, senza nessuna... diciamo, conseguenze rispetto a quello che è successo nei mesi scorsi e anche nelle ultime settimane. Il direttore Previti è al suo posto e nessuno ha mai comunicato di volerlo esonerare o di voler cercare le sue dimissioni. Questo rimane un dato di fatto. La risposta è stata chiara. Okay. Ferrara e Truda che erano arrivati. Truda e Ferrara non sono stati esonerati, non hanno dato le dimissioni, continueranno a far parte dell'organigramma societario e tecnico.
Grazie.